Progetto Onice si tirano le somme. Sono stati presentati al pubblico questa mattina presso l'ufficio del piano di zona S1 di Nocera Inferiore i risultati conseguiti dalla rete territoriale pubblico-privata formatasi per dare supporto alle donne lavoratrici dell'agro nocerino sarnese. Dal supporto psicologico al servizio nido e babytrasporto passando per visite e screening medici. Queste le azioni messe in campo per oltre un anno per rafforzare la partecipazione al lavoro delle donne con figli da 0 a 36 mesi o con carichi familiari di cura. Eventi del genere possono comunque essere utili a comprendere le nuove direzioni, quindi comunque dare continuità. Ecco, nell'ambito delle strutture per gli asili nido noi abbiamo individuato degli aspetti che organizzativamente possono essere comunque sicuramente migliorati. Tutti questi risultati ci daranno modo di poter presentare una relazione alla regione che sicuramente avrà quegli elementi per individuare in una nuova programmazione azioni ancora più efficaci. Io penso che bisogna proseguire sicuramente in questa direzione. Il nostro obiettivo è quello di dare continuità a questi progetti affinché non rimangano degli interventi sporadici e a macchia di leopardo, ma che si intensifichino sul territorio, e quindi la programmazione che io porterò nei prossimi giorni all'attenzione del coordinamento mira proprio a dare continuità a questo tipo di interventi.